reparto di riabilitazione della clinica Paideia. Ci occupiamo di riabilitazione dall'età evolutiva ai pazienti anziani. Andrea e Roberto successivamente vi spiegheranno le nostre apparecchiature nel dettaglio. Qui in Paideia ci occupiamo di riabilitazione sportiva ortopedica. È una fisioterapia indirizzata a qualsiasi tipo di paziente, dallo sportivo agonista fino al paziente che ha una vita molto più sedentaria. È una fisioterapia che è coadiuvata dall'utilizzo di elettromedicali di ultima generazione, e come TECAR, laser ad alta potenza, che grazie ai loro applicatori e alle loro multifunzioni possono essere molto utili per qualsiasi tipo di patologia e qualsiasi tipo e grandezza di area da trattare. Il fiore all'occhiello di questi elettromedicali è l'RSP1, che è un elettrostimolatore di ultima generazione e che si basa sull'utilizzo di due onde diverse, quindi è bifasico. Il punto cardine dell'RSP1 è il fatto che ci permette di andare a lavorare direttamente a contatto con la placca neuromuscolare, che non è altro che il punto di giunzione tra il neurone motore e la fibra muscolare. In questo modo abbiamo la possibilità di influenzare la fibra muscolare in maniera più sostanziosa, più precisa, e ci fa risparmiare tempo, ci permette di dimezzare i tempi di recupero. Ed inoltre abbiamo la possibilità di abbinare un tipo di elettromedicale, un lavoro attivo e anche non attivo del paziente, in modo tale da poter riprodurre un lavoro molto più propedeutico per quello che dovrà andare a fare nel caso dello sportivo. Una volta trovate le placche neuromuscolari, impacchettiamo il paziente ed è pronto per lavorare. È possibile anche abbinare l'RSQ1 ad una riabilitazione in acqua, in quanto con l'acqua abbiamo la possibilità di far propagare l'impulso elettrico su tutto l'arto immerso nell'acqua, innescando così un processo di drenaggio e antalgico, applicabile soprattutto in tutti i traumi distorsivi, molto frequenti nei traumi sportivi.